Riccardo Di Salvatore, questa mattina avete iniziato l'allenamento con l'Alba Calcio. Che ambiente hai trovato? Inizia oggi la tua nuova avventura. Sì, assolutamente. Un ambiente carico di entusiasmo per questa prima esperienza in Serie D. Sono molto contento e appena il mister mi ha chiamato ho accettato l'offerta perché sono molto contento di recuperare la categoria dopo l'esperienza ad Albenga l'anno scorso. E tanti ragazzi giovani, tanti ragazzi con fame. Aspettiamo qualche giocatore che arriva tra un paio di giorni. Cerchiamo di lavorare bene, iniziare bene questo ritiro. Far fatica, mettere benzina nelle gambe perché sarà un campionato sicuramente difficile. Cercheremo di raggiungere la salvezza il prima possibile, come deve essere per una neopromossa, e cercare di continuare a lavorare con entusiasmo come questo primo giorno. Tu alle spalle hai numerose presenze in D, ne vanti ben 80, quindi possiamo dire sei l'uomo di esperienza di quest'anno per la squadra? Beh, per un ragazzo di 24 anni è un po' difficile da dire, però comunque sono magari il ragazzo che ha un po' più di presenza insieme a qualche mio ex compagno del Fossano che ci ha raggiunto qua. Cercherò sicuramente di aiutare i ragazzi più giovani, con tanta fame, trasmettere valori magari che vanno oltre le qualità tecniche, quella è un po' la mia forza. E assolutamente cercheremo di onorare questa maglia il più possibile. Ritrovi anche Mister Viassi. Qual è la tua sensazione? Cosa può portare il mister alla squadra, già, visto che già lo conosci? Nelle esperienze precedenti sono sempre stato io a voler, diciamo, andare via. Poi lui mi ha sempre ricercato, quindi questa è una testimonianza assoluta di stima nei miei confronti. Questa stima è reciproca, assolutamente. L'ultima esperienza che abbiamo fatto in Serie D abbiamo fatto praticamente un miracolo sportivo perché ero arrivato a dicembre a Fossano, avevamo 8 punti, abbiamo chiuso a 44 e ci siamo salvati ai playout. Quindi è sicuramente testimonianza di grande capacità e lo ringrazio per questa opportunità. Cercherò comunque di aiutarlo in campo con i ragazzi più giovani per raggiungere il nostro obiettivo. Mercoledì primo appuntamento con il Novara, poi il Torino, cominciata la grande quest'anno Sì, con sì. le amichevoli. È un classico del mister, subito test belli impegnativi per vedere a che punto siamo, per stimolare subito il gruppo, perché se affronti quelle partite col piglio sbagliato ne prendi 10 e abbassi subito le orecchie, quindi è importante amalgamare subito il gruppo, comunicare, imparare a conoscere i propri compagni per cercare di lavorare bene, affrontare queste amichevoli al meglio. Al di là del risultato, bisogna cercare confidenza con i compagni, assolutamente.